Alleluia. Alleluia. Molte volte in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia. Secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, che era un uomo giusto e pio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come un segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio ed era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Soprattutto in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. E il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Ecco, abbiamo veramente un'occasione molto speciale per riflettere un po' sulla famiglia di Gesù che ci viene presentata come modello, per riflettere ancora di più sul segreto di una famiglia unita, bella,
secondo il disegno di Dio. Ecco, e oltre che ricordare che il disegno originario sulla famiglia umana ce l'ha il Signore, noi oggi ricordiamo nel contesto del Natale che Dio stesso, per operare la redenzione dell'uomo, cioè la liberazione dal male e il ritorno alla comunione con Lui, ha voluto che il suo figlio unigenito non solo assumesse la vita umana, la natura umana, diventasse vero uomo, come abbiamo ricordato anche l'altro ieri, ma assumesse una vita di famiglia. Dio ha voluto fare vita di famiglia e 9 decimi di tutto il tempo che ha passato sulla terra li ha trascorsi in famiglia e ha scelto una famiglia ordinaria, semplice, come quella della stragrande maggioranza delle persone. È vero che ha sofferto particolarmente alla nascita, nell'esilio, però poi la vita ordinaria, la maggior parte della vita di Gesù, Maria e Giuseppe, trascorsa a Nazareth, in un piccolissimo villaggio, come tante altre. Questo già per noi è un segno della estrema importanza che agli occhi di Dio ha la vita di famiglia. Dio non solo assume la natura umana, ma si inserisce per tanto tempo in una famiglia che, se è speciale dal punto di vista della santità, però è molto ordinaria dal punto di vista, diciamo noi, sociologico. Ecco, questo già per noi deve essere una spia per capire l'importanza della vita di famiglia. E quando preparavo questa breve omelia, le cose da dirvi, mi veniva in mente questa cosa, che quando noi moriremo, quando il Signore ci chiamerà a sé, ci farà 3 domande. Cosa hai fatto della tua famiglia? Cosa hai fatto della tua vita personale? La prima domanda. Cosa hai fatto della tua famiglia? E cosa hai fatto nella società? E noi abbiamo bisogno tanto di riflettere a questo, perché oggi, per l'effetto della cultura e per correnti terribili che ci sono nel mondo, la famiglia proprio è bersagliata in molti modi, è trascurata. Ecco, il Signore ci aiuterà. Il disegno di Dio sulla famiglia è di essere un riflesso della sua vita, la vita della Santa Trinità, della sua stessa vita. Per questo Dio ha creato la possibilità della famiglia tra un uomo e una donna, generatrice della vita, capace di trasmettere la vita. Ecco, allora adesso io vorrei, senza dilungarmi troppo, perché l'argomento è un po' una tentazione per me, vi dico invece le 2 cose utili perché, partendo dalla situazione in cui noi siamo, la situazione che ciascuno di noi conosce e ha, non di più, possiamo oggi fare una grande decisione per migliorare la vita delle nostre famiglie. E la prima grande decisione è ristabilire il primato di Dio e dello Spirito Santo. A volte vengono da me delle persone, poverine, afflitte, molto afflitte, che mi raccontano quello che loro hanno fatto per le loro famiglie, per il loro coniuge. Lui è stato tutto per me, ho rinunciato al lavoro, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo.
E molti di loro non si accorgono che proprio questo tipo di divisione, di dedizione, ha fatto danno alla propria famiglia. Perché? Perché tante volte c'è una forma di famigliolatria, ripetete, famigliolatria, ripetete ancora, questo è un grande peccato che spesso è nascosto. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore alla famiglia prende il primo posto, prende il posto di Dio, diventa il valore supremo, e noi pensiamo che dobbiamo essere noi a costruirlo. Questo non è giusto, questo è un danno serio. Ecco perché nel Vangelo di oggi cosa si è messo? Non si è messa la vita di Nazareth, si è messo questo episodio quando Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio, perché questo è un atto con cui loro in modo solenne riconoscono il primato di Dio sulla loro vita, sulla vita di Gesù, che è il più grande tesoro che loro hanno, questi genitori, e sulla loro stessa vita. Quindi un passo importante per rimettere Dio al primo posto nelle nostre case è di capire che la famiglia non è Dio, non deve diventare il nostro Dio. Ecco. Però dopo di questo dobbiamo anche dire che la famiglia per noi è la prima volontà di Dio. Il primo prossimo per noi sono il coniuge, i figli e i genitori, e li dobbiamo servire e aiutare meglio che possiamo, come Dio ci chiede, come Dio ci chiede. Prima dei colleghi di lavoro, prima della carriera, prima dei dottorati dello studio, prima c'è Dio, poi la famiglia, prima dei migranti, prima degli animaletti domestici, prima del conto in banca, prima Dio e poi la famiglia. Ecco. E la seconda cosa è questa. No, scusate, in questo primato, mi stavo dimenticando la cosa più importante, dobbiamo sviluppare una devozione profonda allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è la sorgente che non viene meno dell'amore, la sorgente dell'amore. Io a volte sento delle cose proprio che mi fanno un dispiacere. Viene una persona e dice: padre, noi ci stiamo separando perché io non sento più niente per mia moglie, non sento più niente, e mi sento falso se gli dico che ti voglio bene. Vedete come il demonio è sottile, mette sotto apparenza di bene pure le cose terribili. L'amore si spegne, quello vero, non quello del sentimento, quando noi ci sganciamo da Dio. Nella vita di famiglia noi abbiamo bisogno di un amore inesauribile, non un amore che poggia solo sulla tua volontà, che è così incostante, e men che meno sul sentimento, che è come l'onda del mare che va e che viene. Noi abbiamo bisogno, per costruire le nostre famiglie, di una sorgente inesauribile di amore, e questo è lo Spirito Santo, né più né meno. Ecco perché all'inizio della Messa abbiamo fatto insieme questa solenne invocazione allo Spirito Santo. Dobbiamo allenarci a invocarlo di più, a conoscerlo, a sentire la sua opera in noi, a sperimentare la sua potenza. Tutto questo è la prima cosa da fare. Dio al primo posto, senza idolatria, e lo Spirito Santo è con un posto importante nella nostra vita. La seconda cosa importante perché questa sorgente di amore rimanga è frequentare bene la Chiesa.
frequentare bene la Chiesa, perché nella Chiesa Dio ha messo una sorgente di grazia che ci aiuta ad andare avanti, a perdonare, ad avere la sapienza nelle decisioni, frequentare bene la Chiesa. È vero che la Chiesa ha tanti difetti, questo è vero, perché è fatta di uomini come siamo noi, però ha anche tante risorse. Quindi frequentare bene la Chiesa, frequentarla bene, sviluppare la preghiera, ascoltare il suo insegnamento, soprattutto ricevere l'Eucaristia. Guardate, il Signore, che sa la nostra povertà, ha inventato un mezzo poderoso per alimentare in noi l'amore vero. Ed è proprio la messa, la comunione, perché nella messa il Signore ci parla. Insieme a Lui offriamo il sacrificio di Gesù, poi Lui diventa pane e vino per noi, nutrimento spirituale. E noi non possiamo andare nel mondo di oggi, che ha tante cose brutte, soprattutto contro la famiglia, da soli, con le nostre forze. Dobbiamo trovare il tempo, e non dobbiamo essere così deficienti proprio. Certe persone sono deficienti, gli manca qualcosa qua. Quando dicono, c'è quel prete nella chiesa, io non ci vado più, quello mi ha trattato male, non ci vado più. Bravo, bravo, così morirai di fame. Devi venire alla chiesa, perché nella chiesa c'è Gesù, con tutti i difetti che ha, e lì alimenti la capacità di amare, di ricominciare, di perdonare, di capire alcune scelte. Ecco, così sia, così sia.